Un tuffo con la mente e con il cuore all'interno di una Caltanissetta che ormai è possibile vedere solo in qualche antica stampa o in sbiadite fotografie. Una Caltanissetta che però costituisce le radici di quella attuale e che rappresenta un passato da leggere e imparare bene per migliorare magari il presente e il futuro. Argomenti discussi nel corso dell'incontro di venerdì scorso che fa parte del ciclo Dialoghi d'Alchimia, tenutosi nella corte della Fondazione Sicana di Via Crispi. Una serie di eventi realizzati grazie all'intervento del Comune, della Fondazione Federico II e della Fondazione Sicana. I relatori si sono confrontati sulla storia antica e moderna della città, toccando argomenti quali le origini della Real Maestranza, l'epidemia di colera del 1837 e il consolato dei maestri d'ascia tra 600 e 700. Sicuramente la Real Maestranza è l'istituzione più antica della città, risale al 1551. Ed è riuscita nel tempo a mantenersi nonostante tutto quello che ha dovuto superare in termini sia politici che storici, perché rispetto al buon andamento della città nelle relazioni professionali, nelle relazioni delle arti con il sociale, è riuscita a mantenere con un atteggiamento più di riguardo rispetto a quello che è la religione, quindi la partecipazione a tutte le processioni della Settimana Santa. Non si smette mai di imparare qualcosa sulla propria città, per quanto non sia un territorio estesissimo quello di Caltanissetta, anche della Caltanissetta urbana, però negli archivi ci sono ancora celate moltissime carte che ci riportano a ricostruire momenti di storia civile, culturale, sociale di questa comunità a partire sin dall'epoca bizantina. In tutti quanti i percorsi che noi andiamo ricostruendo grazie agli studi e alle ricerche scientifiche, è sempre possibile poi collegarci alla storia urbana di oggi, alla storia sociale di oggi, alla storia culturale di oggi e vedere in questi percorsi elementi di continuità e di discontinuità di una comunità che comunque si è sempre rivelata molto attiva e più di quanto molto spesso i nostri cittadini non credano.